Oggi parliamo di Etenesh, che diciamo non è esattamente un libro nuovo di Paolo, insomma una nuova edizione di un tuo classico, diciamo così. Jack aveva 13 anni quando era uscito. Sì, esattamente. E, allora, prendiamola larga. Etenesh è stata appunto una pietra miliare, diciamo, della tua produzione, che però si è sempre sposata in maniera abbastanza stretta con quello che è il fumetto di realtà, le storie vere, le biografie, i reportage, eccetera. Anzi, diciamo che nella storia del giornalismo a fumetti made in Italy sei stato un po' uno dei precursori, comunque uno dei pilastri del raccontare la realtà a fumetti. Nell'arco quindi della tua carriera, da quando hai iniziato a fare questa cosa qui, com'è cambiata la percezione che hai del giornalismo a fumetti, ma anche com'è cambiata secondo te la percezione del pubblico nei confronti di questo modo di vivere il media? Allora, questa domanda impone subito un discorso che di solito fanno le persone vecchie, quale io sono, che dicono all'inizio, voi non lo sapevate, ma all'inizio, di solito questo è l'incipit, però è proprio così. Allora, Etenesh è un fumetto del 2011, quindi ha 13 anni, 14 anni, insomma. E 14 anni fa il fumetto, il graphic journalism cosiddetto, in Italia non aveva ovviamente come dire, una portata che è quella di oggi. Oggi ci sono stati degli step che hanno un po' sdoganato il fumetto come anche mezzo di informazione. Ovviamente quello che viene in mente a tutti, il più mainstream, è sicuramente, che non è secondo me il più rappresentativo, però quello più conosciuto è sicuramente un libro come Kobane Calling di Zero Calcare, cioè quello ha messo proprio sulla mappa il reportage a fumetti, anche se una casa editrice come Becco Giallo, che ha pubblicato Etenesh, quel tipo di fumetto lì lo pubblicava 10 anni prima, quindi ci sono stati una graduale diffusione di questo modo di utilizzare il fumetto, perché il fumetto comunque, essendo un linguaggio, non c'è una modalità unica per utilizzarlo, esattamente come i film, potete fare il cinepanettone, il documentario, potete fare il film di genere come il reportage. Ecco, il fumetto io l'ho sempre inteso così. 15 anni fa erano molti meno autori a intenderlo così, nel senso che già quando io frequentavo la scuola dei comics ero interessato a questo tipo di modo di utilizzare il fumetto, e calcolate che in una classe di 27 ragazzi eravamo in due che volevamo fare un fumetto. Cioè, allora il 70% voleva fare o i supereroi o Dylan Dog. Questo era fare il fumetto 15-20 anni fa. A livello proprio parlo di idea di sbocco professionale, cioè non esisteva, cioè tu finisci una scuola o comunque ti fai il tuo percorso di autodidatta, poi prepari il portfolio e lo mandi alla Marvel, alla DC, alla Image, alla Bonelli, cioè, l'idea di fare fumetto, oppure accedevi al mondo dell'autoproduzione, perché volevi fare cose tue, ti stampavi le tue cose e lì si apriva tutto un mondo parallelo, ma a livello di scelte editoriali non c'erano sbocchi, no? E quindi, ad esempio, io ero uno di quegli autori, come cito, vabbè, Claudio Calia, perché non solo per una questione geografica, ma perché è stato uno di quelli che, secondo me, uno dei padri del graphic journalism in Italia. Eravamo un po' orfani. Io stesso ho scoperto Becco Giallo per caso, leggendo un libro di Ilaria Alpi, che ammetto, per ignoranza, ai tempi non sapevo neanche chi fosse, e ho comprato il libro solo perché i disegni erano molto belli. Ripoli è un disegnatore fenomenale, io ero interessato a quel tratto lì, l'ho comprato e ho scoperto la storia di una giornalista di Rai 3 uccisa in Somalia. Allora ho detto, ah, ma quindi aspetta un attimo, cioè io posso fare questo fumetto qui in maniera strutturale, cioè con una casa editrice che me lo pubblica? Fantastico. Cioè, allora ho detto, ho trovato la mia casa e sono andato a bussare a Becco Giallo. Quindi com'è cambiato? È cambiato tantissimo. Adesso c'è una rivista che si chiama La Revue de Cine Italia, che
prende un format, chiamiamolo, francese, di, quindi una rivista che pubblica reportage giornalistici a fumetti. In Francia viene fatto con un successo davvero, insomma, ampio. La rivista in Francia mi pare che abbia oltre 10.000 abbonati mensili, che è un numero altissimo. Io non credo che, secondo me, l'Espresso venda 10.000 copie. Cioè, che le regali in giro una cosa, ma che venda in edicola non lo so, non ci metto la mano sul fuoco, quindi per farvi capire i numeri. 10.000 abbonati mensili che comprano questa rivista tutti i mesi in Francia, dove ci sono storie che parlano di appunto inchieste giornalistiche realizzate da fumettisti. L'Italia adesso la importa, grazie a Massimo Colella, Lorenzo Palloni, insomma un collettivo di ragazzi che si occupano di fumetto, Andrea Coccia, la importa in Italia, e comunque hanno superato il migliaio di abbonati, adesso non mi ricordo. Stanno cercando di arrivare a una cifra di sostentamento della rivista, comunque in un tempo abbastanza limitato, perché la Revue de Sydney è uscita meno di 2 anni fa in Italia. Quindi c'è sicuramente un interesse un po' acceso da realtà come Becco Giallo, amplificate da realtà come possono essere appunto un libro come Coban & Colling di Zero Calcare, la Revue de Sydney e così via. E quindi ovviamente adesso è molto più, cioè, ok, abbiamo capito che il fumetto può raccontarci la realtà. Certo, e diciamo, e infatti, scusate, chiudo, scusami, prego. E infatti è arrivato anche poi sulle riviste di giornalismo, cioè l'Internazionale ha le sue pagine di graphic journalism. 15 la anni lettura fa, del Corriere della Sera. 15 anni fa, se c'erano, erano tradotte, perché in America e in Francia questa cosa già si faceva da anni, cioè Gio Sacco che pubblica il reportage dalla Palestina, cioè una però noi arrivavano tradotte, non si facevano qui. Sì, sì, il percorso che è stato fatto è sicuramente lungo, però appunto partendo dall'inizio, no? Da questo giovane Paolo Castaldi, orfano di una casa editrice che possa pubblicare i lavori che lui vuole fare, scopre Becco Giallo e arriva con questo progetto che è proprio Etenesh, che poi nel tempo appunto verrà pubblicata e arriverà alla terza edizione, che è questa qui, con una nuova copertina, quella lì è la seconda edizione, così per fare un po' di completezza. E tu arrivi appunto con questa proposta di raccontare la storia di Etenesh, e sottotitolo esplicativo L'Odissea di una migrante, no? Come hai scoperto Etenesh? E come appunto sei entrato in contatto con la sua storia, ma anche poi cosa è stata la lavorazione di questo libro, come hai fatto, diciamo, la documentazione, hai deciso di scriverla, e soprattutto cosa significa maneggiare una storia così delicata? Allora, anche lì era il 2011. Calcolate che erano anni in cui il tema dei migranti non era sulle prime 6-7 pagine di un quotidiano, cioè era un po' più in fondo, non era ancora un tema che si utilizzava a favore o contro a seconda dello scopo utilitaristico nelle campagne elettorali, ed era una problematica proprio meno sentita in generale. Però come sempre capita con queste situazioni, nelle grandi città come Milano, Torino, Bologna, anche Padova probabilmente, alcuni campanelli iniziano a suonare prima che nella provincia. Quindi io sentivo sempre queste voci al bar, tra virgolette, no? Che capti, dove iniziavo a sentire le persone che dicevano ma questi qui che arrivano con i gommoni, ma perché, cioè, ma non li possono fermare, c'era, come dire, notavo che mancavano un sacco di informazioni, ma non possono venire in aereo, esatto, ma non possono, erano domande anche se vogliamo dettate dall'ingenuità, perché davvero molte cose non si conoscevano e non erano neanche documentate. Era uscito, se non sbaglio, una delle prime vere documentazioni forti sul tema era Bilal, il libro di Fabrizio Gatti, dove un giornalista
si finge migrante per compiere la rotta simile a quella che ha compiuto Etenesh, quindi dal Sud Sahara fino all'Italia, per raccontare che cosa, com'è fare un viaggio del genere. E, però non se ne parlava tanto. Io una sera all'una di notte mi capita di vedere su, in televisione, su Rai 3, non, perché lo streaming non esisteva, sembra assurdo, però se ci fosse stato Netflix probabilmente Etenesh non esisterebbe, perché io non stavo guardando Rai 3 all'una di notte probabilmente, quindi è vero questa cosa. Cioè, chissà cosa potresti scrivere adesso se guardassi ancora Rai 3 all'una di notte. No, però questo è bello, cioè interessante, il fatto che le storie... cioè ti arrivino un po' addosso, e se tu scegli sempre cosa vedere e cosa ascoltare, non è detto che vieni sorpreso. Cioè questo è un ragionamento parallelo che non è il momento di fare, perché sennò... Però fateci caso. No, è vero. È vero. Cioè, e quindi capita questo film, si intitolava Come un uomo sulla terra, regista Andrea Segre, e Dagmawi Mer, cioè era credo una collaborazione, questo regista etiope, regista veneto tra l'altro, non so se di Padova proprio, Padova sì, e sostanzialmente la storia di Dagmawi Mer, che parte dall'Etiopia e arriva a Lampedusa, e quindi sostanzialmente lui racconta il suo viaggio in un reportage insieme, appunto realizzato insieme ad Andrea, e esce questo film, lo mandano in onda su Rai 3, ovviamente a questi orari in cui di solito trovi queste perle, e a un certo punto lo guardo con interesse, anche perché anch'io ero davvero all'oscuro di molti meccanismi, cioè dico ok, partono dalla Libia, questo l'avevo capito, ma da dove arrivano? Cioè sono libici o, capito, sembrano cose banali, ma davvero non si conoscevano. E quindi lui mi racconta questa cosa, e a un certo punto compare nel documentario questa ragazza con delle cicatrici in faccia abbastanza evidenti, e racconta in 3-4 minuti la sua storia, cioè era uno dei tanti interventi all'interno del documentario. Non so perché, particolarmente in quell'intervento in particolare mi colpisce tantissimo, soprattutto per la questione delle cicatrici. Lei accenna al fatto del come sono nate, e senza approfondire troppo, perché comunque era davvero una pillolina all'interno di un film più lungo, io dico ok, io voglio trovare quella ragazza e voglio raccontare la sua storia a fumetti. È proprio nato così Etenesh. A quel punto scrivo alla casa di produzione chiedendo l'indirizzo mail di Dagmawi, e loro me lo danno, io scrivo a Dagmawi Mer se si può parlare con quella ragazza, e lui mi aiuta a organizzare un'intervista a Roma, perché lei stava a Roma, dove c'è una grossissima comunità etiope che, come dire, anche si autosostiene, da dove arriva anche Dagmawi, eccetera, eccetera, e organizziamo questa intervista. Quindi io la incontro a Roma, Dagmawi fa da interprete perché lei non sapeva l'italiano in quel momento lì, e l'intervista dura circa 3 ore, si interrompe un numero di volte, 5-6 volte, dove lei non se la sente di andare avanti. Dagmawi prova a convincerla, cioè non è, lei non viene mai ovviamente forzata, cioè io gli dico guarda, se non te la senti capisco perfettamente, però Dagmawi prova a parlarci, gli fa capire quanto è importante che queste storie vengano fuori, no? Quindi se c'è qualcuno che le vuole raccontare, è giusto far sapere cosa i sudsahariani affrontavano per arrivare in Italia, no? Perché forse questo crea consapevolezza. Insomma, questa intervista arriva alla fine, lei mi chiede però di non partecipare mai a nessuna presentazione, di non, insomma, di non citare il suo cognome, perché questa cosa avrebbe potuto creare ritorsioni alla sua famiglia nel suo paese d'origine, come era già successo a Dagmawi, perché il film, poi ovviamente si è saputo in Etiopia che questo Dagmawi aveva fatto un film dove parlava di questa realtà, e sostanzialmente il regime etiope, che impedisce tuttora ai giovani di spostarsi e di uscire dal paese, soprattutto agli uomini, perché a un certo punto devono fare obbligatoriamente il servizio militare, che ha una durata X
indefinita, come dire, ha minacciato più volte la famiglia di Darmawi, quindi Etnesh voleva evitare questo tipo di meccanismo, quindi non si cita mai il cognome di questa ragazza, eccetera. E a quel punto, quando io mi sono trovato in mano questa storia così forte, di un viaggio durato 2 anni, con delle violenze simili al suo, come dire, nel vissuto di questa ragazza che era giovanissima, meno di 30 anni, comunque 22, 24 anni al momento della partenza, ho detto, ma cioè, è giusto fare questa cosa? Quindi per arrivare e chiudo la tua domanda, un po' me lo sono chiesto, cioè comunque quello era un prodotto commerciale, l'idea era vendere delle copie, non è che stiamo qui a... Cioè, per me il fumetto è lavoro, tuttora io di lavoro faccio il fumettista, il mio scopo è vendere delle copie di quello che faccio, se non vendo delle copie non vengo pagato abbastanza per fare quello che faccio. E quindi ho detto, rendere prodotto questa storia è davvero la cosa giusta? E alla fine, insomma, i dubbi un po', parlando con gli editori, che comunque secondo me hanno una sensibilità giusta per capire questo tipo di problematiche, parlando anche con Darmawi, mi ha detto, cioè, l'idea è diffondiamo il più possibile storie come Etnesh. Da lì, insomma, poi ho realizzato il libro, lei lo ha visto, gli è piaciuto molto, è stato anche comunque doloroso rileggerlo, però non ha più voluto saperne niente, non mi ha lasciato sue, come dire, informazioni per poterla rintracciare, non ne voleva più sapere niente e basta, insomma, così nato Etnesh, ha avuto il suo percorso. E poi, vabbè, il caso vuole che 6 mesi dopo, primavera arabe, Gheddafi cade in Libia e quindi si inizia a parlare anche di queste tematiche in maniera un po' più prepotente e Etnesh diventa improvvisamente, a un certo punto qualcuno ha detto ma vedi, questi di Becco Giallo fanno l'instant book, cioè in realtà era uscito da un anno Etnesh, però a un certo punto lo è sembrato, vedi, adesso si parla di migranti e loro fanno il libro sui migranti, mi ricordo questa cosa e da lì le cose, purtroppo parlavamo con Guido che è l'editore, diciamo, ma cos'è cambiato dal 2011? Al governo c'era Fini, c'era anche Fini, che quindi con le leggi che ben conosciamo, adesso parlavamo, ok, ma adesso c'era Meloni, quindi capisci, è triste questa cosa, perché ok, nessuno vuole cambiare il mondo coi fumetti, nessuno ha questa pretesa, però siamo ancora qui a parlare di questa storia, dopo 14 anni e non so, ogni tanto ti chiedi per chi lo fai e perché lo fai. Sì, beh, la risposta forse è anche retorica, no? Poi soprattutto in uno spazio come questo, no? Il perché raccontiamo storie di un certo tipo e il perché si porta avanti un certo tipo di comunicazione, di informazione, a volte anche di memoria, se vogliamo. E Etnesh è un libro che poi ha fatto un lungo percorso, appunto ha avuto 3 edizioni qui in Italia per Becco Giallo, è stato pubblicato in Francia, dove ha vinto il premio di Amnesty International come miglior opera letteraria a carattere umanitario, insomma è stato apprezzato in maniera forse anche inaspettata, mi viene da dire. E perché? Perché innanzitutto è un bel fumetto, il modo in cui è raccontato, il modo in cui è disegnato è molto personale e molto... Uso questa parola che ti accompagna da tutta la vita, molto poetico. Di solito è poetico e delicato. Poetico e delicato. Nelle recensioni di solito... Fa un po' ridere perché quando si parla di Paolo Castaldi sono le parole che emergono ogni volta. Cos'è un fumetto delicato? Non saprei, con la copertina soft touch forse. Una crema da cucina mi sembra, esatto. Delicata. No, a parte gli scherzi, appunto a noi ormai fa un po' ridere perché veramente ogni volta che fai un libro nuovo poi è un po' la definizione che viene data, però è vero, nel senso che tu hai trattato tanti argomenti differenti, inaspettati, il calcio, il pugilato, l'agricoltura con chilometri zero, con l'economia solidale, e l'hai sempre fatto
con la tua poetica, appunto, con i tuoi toni molto umani, molto appunto delicati e educati, mi viene da dire, anche, e perché no, poetici. E quindi mi piaceva, faceva piacere farti una domanda che non ti ho mai fatto, cioè questa tua cifra stilistica, ormai, diciamo, la rivendichi, è tua, sei contento di averla, o a volte hai paura di fare Paolo Castaldi, di fare una cosa poetica per alla forza? Paolo... Allora, ci sono stati tutti e due momenti. C'è stato un periodo, dopo qualche anno e qualche pubblicazione, dove mi pesava, perché mi sembrava quindi di essere uguale sempre a me stesso. Ogni libro che facevo mi sembrava... Cioè, nelle recensioni che uscivano, so, su Fumettologica... Che è quando hai fatto un fumetto di supereroi, infatti. Esatto. Usciva sempre queste definizioni qui, no? Che da un lato dici, ok, hai una cifra stilistica tua, dall'altro lato dici, quindi il lettore ha sempre un po' lo stesso tipo di esperienza o sei sempre uguale a te stesso, quindi per un po' mi ha pesato. Poi la verità è che ho provato a cambiare, ma poi ho capito un'altra cosa, secondo me ancora più importante, ascoltando artisti che hanno invece già affrontato questo tipo di passaggio esistenziale, chiamiamolo, non solo fumettisti, io parlo anche di musicisti, ad esempio, parlando con amici musicisti, così, che ti dicono, cioè, è importante prima di capire chi vuoi essere, quindi anche cosa, quando vuoi cambiare, in che modo vuoi cambiare, capire chi non puoi essere. Cioè, devi avere un po' quella maturità di capire chi sei, ma chi soprattutto non sarai mai, no? Allora, questa banalmente un'intervista non c'entra niente, ma l'avevo ascoltata, un'intervista di un cantautore assolutamente pop, cioè comunque anche lui delicato e sensibile, probabilmente come Niccolò Fabi, lui diceva in questa intervista, diceva, io ho dovuto capire chi non potevo essere, cioè non ho una timbrica potente, quindi non potrò mai essere uno... che fa quel pezzo, non sono un musicista dotato, quindi è improbabile che mi possa fare una roba prog o la Elio e le storie tese, ok? Non ho quella capacità lì. Non ho un sacco di cose, però so che quando mi metto al piano e faccio quella cosa lì, in quel modo lì, così, succede una magia, ok? Che è piccolina, cioè può essere anche una magia per 100 persone, poi alcune hanno una capacità... Cioè la loro magia ne cattura 10.000, ok? Io faccio sempre nel fumetto, questa cosa è successa con Zero Calcare, cioè la sua è un'alchimia irripetibile, cioè non la fai a tavolino quella cosa là, ok? Cioè proprio un'alchimia di cose che si sono incontrate in un autore solo che hanno creato quella cosa lì e hanno catturato una nicchia molto grande. Magari la mia è sicuramente molto più piccola, però so, ecco, ho capito col tempo che se faccio una cosa che sento davvero, quel gruppo di persone, c'è un gruppo di persone che a cui arriva, e allora io poi sono più contento. Infatti i libri che ho fatto un po' sull'onda di voler non essere me stesso, non so come dire, sono andati male, ma non male, non parlo a livello di commerciale, sono brutti, cioè sono libri brutti, oggettivamente così. E quindi ho fatto un po' pace con questa cosa e l'idea è di fare una cosa che bene o male mi rappresenti e che, di cui non vergognarmi tra 10 anni. Ecco, un po' l'obiettivo è quello. Allora, appunto, parlando dell'arrivare al pubblico e di comunicare in un certo modo, ti faccio un'ultima domanda, appunto sempre su Etenesh. Un po' abbiamo accennato, ma vorrei approfondire. È una storia ormai uscita diversi anni fa, da allora se ne parla molto di più della tematica migranti, immigrazione, eccetera. Lo stesso Becco Giallo, dopo Etenesh, ha fatto altri libri illustrati e fumetti sull'argomento, e sono usciti tantissimi libri, tantissimi fumetti, tantissimi libri illustrati, tantissimi film. È uscito adesso Io Capitano, che quando l'ho visto è un film molto bello, ma ho detto, ok, Etenesh è uscito 10 anni fa e la storia è molto simile, no? E ho avuto un po' il pensiero che hai avuto anche tu prima, no? Che non cambi mai niente. Poi mi piace pensare che non sia così.
Però, ecco, la domanda che ti faccio è... È un momento pessimistico. No, anzi. In realtà penso che la percezione sia molto cambiata della questione, tantissime più persone sono consapevoli, insomma, penso che la situazione sia cambiata, non è risolta, non è migliorata poi tanto forse, ma a livello di consapevolezza delle persone la situazione è del tutto diversa, secondo me lo è anche grazie a opere come Etenesh. Però se dovessi dire, dammi una chiusa ottimista per favore, se dovessi appunto dire dopo tutti questi anni, tutti questi prodotti culturali tra film, libri eccetera che sono usciti a riguardo, cosa ha da dire Etenesh adesso nel 2024? Io ho delle ipotesi a riguardo, però... Questa è una domanda... Scusate. Questa è una domanda al quale non faccio davvero fatica a rispondere. Perché effettivamente poi il viaggio di Etenesh è stato raccontato da diverse angolature, con diverse... In mille modi, quindi onestamente ti dico, c'è sicuramente, forse il linguaggio è rimasto, perché se uno vuole informarsi su qual è la rotta che un migrante da Addis Abeba come Etenesh deve compiere per arrivare a Lampedusa, al netto del fatto che ogni 2 anni cambiano, quindi non è più la stessa, adesso banalmente si parte dalla Tunisia più che dalla Libia, quindi già è cambiata, e adesso hai la possibilità di trovare informazioni di tutti i tipi, quindi sicuramente non ci vedo uno scopo divulgativo, però il linguaggio del fumetto lo rende ancora unico, perché da un lato non ci sono fumetti così, cioè nello specifico così, fumetti che hanno raccontato la migrazione ce ne sono, banalmente anche, non so, mi viene in mente Salvezza di Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso, che racconta come la opera una ONG sul mare con le proprie navi, quindi esistono altri fumetti, però come Etenesh io credo che ancora non esista. E poi forse Etenesh ha un pregio di cui io non mi prendo i meriti, perché non mi sono accorto, mi è stato detto dopo da chi lo ha recensito, quindi io non mi prendo i meriti di questa scelta. Mette proprio in primo piano la storia, cioè non c'è mai la mia voce di autore, che dopo a volte ha fatto anche dei danni, quindi io guardo molto con nostalgia questa cosa, perché ero proprio... avevo proprio la voglia di raccontare la sua storia. E forse il libro dove sei meno presente. Sì, ma infatti è fighissimo. Ogni volta dico, com'è che si fa a ritrovare, no, quella... perché poi diventi un po' troppo protagonista, no? Quando questa cosa alla fine, quando ti senti fumettista. Io lì non mi sentivo fumettista, era il mio primo libro. Cioè, io non sapevo che... Non sapevo cosa sarebbe successo, cioè, dopo una pubblicazione, tipo che facevi le presentazioni. Non sapevo niente, quindi avevo quella bella ingenuità che ti faceva stare un po' al tuo posto, no? Dove tu non c'era il tuo ego che invadeva la storia. E quindi, ecco, Etenesh secondo me ha quel pregio di essere molto... a raccontarti davvero una storia senza fronzoli, senza un punto di vista occidentale sulla questione, come ad esempio altri libri anche statunitensi hanno nel loro fare graphic journalism. Mi viene in mente De Lille, che è un maestro, per carità, però c'è sempre questo suo punto di vista, tra virgolette, appunto... Sì, perché spesso il giornalismo a fumetti è fatto di reportage, quindi c'è cos'è l'avatar che succede? Dell'autore. A seconda di quanto un autore abbia un ego più o meno grande, il suo punto di vista sulla storia, che dovrebbe essere la protagonista, invade la storia stessa. In Etenesh questo non succede, quindi è proprio un reportage secco, crudo, su quello che lei mi ha raccontato. Ecco, secondo me questo è una cosa che ancora mantiene quest'opera valida, se vogliamo, poi con tutti i suoi... secondo me il disegno adesso è orripilante, è davvero orripilante rispetto a quello che posso fare adesso.
Eppure poi ci sono ancora... C'è chi lo legge, secondo me è proprio un dovrebbe costare 5 euro, cioè è un furto pagarlo. Proprio io mi se- cioè, io lo devo vendere al banchetto. Sì, sì, sì. No, vabbè, adesso sto per dire, cioè io proprio non mi riconosco più in quel disegno là, a pensare, cioè dico, Dio, vorrei ridisegnarlo tutto, non so. Però riconosco quel tipo di freschezza, di voglia proprio solo di raccontare una storia, ecco quello. Non so se tu erano le stesse cose che hai in mente tu. Ripeto, a livello divulgativo trovate, quella era una Libia dove c'era Gheddafi, quindi fate solo il conto per dire, di certo, quanto possa essere un po' datato. Allora, prima di fare una piccola chiusa a questa conversazione, dopo la quale chiederò se ci sono domande. Pensateci adesso, in modo che dopo non ci sia... Non fatevi trovare impreparati. Quel silenzio imbarazzante. Esatto. Se non ci sono, pace. Non ci offendiamo. Noi siamo felici lo stesso. Esatto. No, io ho comprato il radicchio, la zucca, sono a posto. Se possiamo tornare a Milano, dove l'avresti pagato 3 volte tanto. Esatto. E, no, allora, io volevo solo dire che quello che dice Paolo è vero. Sicuramente il tuo segno è evoluto, è cambiato, è maturato, però Etenesh rimane... Io lo vedo leggere, no? Dalle persone, rimane anche graficamente un punto di riferimento per tanta gente che magari inizia a fare giornalismo adesso. E, ovviamente poi, grazie a Dio, il tuo segno è cambiato in 13 anni, perché altrimenti saresti rimasto fermo e non sarebbe andato bene. No, io effettivamente vedo la stessa... diciamo, non è scaduto il tono, non è scaduto... nel tempo quella poesia e delicatezza, ma anche quella voglia e quella crudezza del raccontare che ci hai messo dentro è rimasta, secondo me, più forte che mai. E, peraltro, vabbè, io sono molto contento che abbiamo fatto questa nuova edizione, perché Etenesh è uno dei primissimi libri Becco Giallo che ho letto e acquistato, e insomma quasi 10 anni dopo ci lavoro insieme, quindi questo, diciamo, sicuramente ha... Adesso un po' non piango. ci sono domande? Ma no, perfetto. Sì, perfetto. Io vi ricordo appunto che Paolo è qui con noi ancora un po', e abbiamo un po' di copie del libro qui al banchetto di Becco Giallo, per chi non fosse avvezzo. Cioè, non abbiamo parlato della trama, ma perché... cioè. Ecco, vabbè, se lo comprano, se vogliono sapere la trama. Giusto. Scherzo. Okay. E, no, dicevo, che per chi non fosse avvezzo del fumetto mondo, insomma, quando c'è l'autore è solito fare un piccolo sketch sulla dedica, quindi insomma anche un piccolo ricordo di questo Sharebooks 2024. Io ringrazio molto Paolo, ringrazio molto chi ha seguito la presentazione, ma anche chi non l'ha seguita, insomma vi vogliamo bene lo stesso. E le presentazioni continueranno poi nel pomeriggio fino a stasera, quindi rimanete con noi. Grazie ancora Paolo. Grazie.